Impugnano bastoni, spranghe, indossano caschi per proteggersi, si lanciano fumogeni. È la guerriglia in piazza Alberti a Firenze tra tifosi in occasione della partita avvenuta ieri sera tra Fiorentina e Inter. Un esempio di ciò che non si deve fare, le auto e le moto passano in strada in questo teatro che niente ha a che fare con lo sport. 18 tifosi interisti sono stati denunciati dalla Polizia di Stato, per loro è scattato il DASPO del questore fino anche a 10 anni. Identificate 30 persone, tutte di provenienza lombarda, e venute a Firenze a sostegno della squadra milanese. Su tre mezzi sono stati trovati 6 fumogeni, 17 mazze, delle quali 11 di gomma rigida e le restanti in ferro e in parte in legno. Le 18 persone identificate hanno un'età compresa tra i 17 e i 47 anni, 13 di queste sono già note alle forze dell'ordine e sono state denunciate per possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive e tra questi 4 anche per possesso di fumogeni.